Eccoci. Ciao ragazzi. Non credo che riusciremo a fare un'intervista. Appena ci guardiamo in faccia, ahimè, ci viene da ridere, ma ci proviamo, anche perché io lo faccio di solito per lavoro, questa volta lo faccio per piacere, per passione. Io quindi, non lo faccio proprio mai. Quindi scusateci. Tra l'altro, appena abbiamo deciso di fare l'intervista è partito il decespugliatore a tutta, ma è normale ovviamente, il bello della diretta. Comunque siamo dentro al Puzzle Twin... Sì. Non lo ricordo mai. Twin? Sì, il motore della 500, il Twin Air. Il Twin Air. No. Due Win R, facciamo i seri. E sono da Andrea nel suo bellissimo Puzzle. Il mio è altrettanto bellissimo, è dietro, non dire niente. Quello sì, bianco che conoscete, sono venuto a trovarlo perché oltre che per piacere, con la scusa insomma di rincontrarlo, l'ho un po' sfruttato, ecco, diciamo la verità. Abbastanza, direi. Abbastanza, ma dovevamo fare un paio di lavoretti interessanti. Uno l'abbiamo già pubblicato, l'altro verrà pubblicato in seguito. Quindi abbiamo montato il Max Fan, che era fondamentale, e poi un problema legato all'acqua, legato alla pompa dell'acqua, che abbiamo risolto egregiamente, direi egregiamente, ma poi lo vedrete. E Andrea è appena tornato da un viaggio lungo, ci siamo sentiti quasi tutti i giorni, ha fatto Spagna e ha fatto Portogallo. Poi per alcune vicissitudini sei dovuto rientrare, ma probabilmente tra qualche mese sicuramente riscapperai, ma non ti perderemo. Allora, raccontaci come è andata. Sei partito, hai deciso... Intanto hai il van da quanto tempo? Te? Il van è un anno e qualche mese, insomma, è un anno e... Ok. Un anno e cinque mesi. Ok. Che ce l'ho. E ci siamo visti l'ultima volta che ero in Abruzzo, no? In Abruzzo, sei venuto a trovarmi in Abruzzo. Sono stato due settimane su in Abruzzo. Poi sono tornato, ho tempo di organizzarmi e ho fatto il traghetto per Barcellona da Civitavecchia. Ah, quindi hai preferito fare... Sì, l'ho andata, sì, per fare insomma... Per non fare troppi chilometri. Sì. E poi ho fatto tutta la costa della Spagna con qualche puntata verso l'interno. Poi sono andato a vedere le prove del test ufficiale di MotoGP a Jerez da Frontera. E poi sono andato a vedere la prima gara a Portimão in Portogallo del MotoGP. Del MotoGP. Questo l'avrei voluto fare pure io, vediamocene un pezzetto delle prove. Quattro giorni lì stupendi, ho dormito insieme ai team. E ora ci vediamo. Nakagami, ci vediamo anche, ci vediamo qualche video e qualche foto che hai fatto. Ha dormito sempre in libera o forse una volta sola in un campeggio perché avevi ma una volta volevi lasciare per tenerlo in sicurezza perché non mi fidavo di quel posto, allora ho deciso di entrare in un campeggio. E poi già che tanto devi pagare un giorno, cioè dormire. Hai dormito, sì, ma solo quell'esperienza. Anche perché lì. Ricordiamo, per chi non ci fosse mai andato, la Spagna è abbastanza pericolosa, specialmente la parte in alto, la parte della Costa Brava, a dormire così. Senza no, è pericolosa nelle città, cioè è pericolosa a Barcellona, ma non tanto per la tua incomunità. Per il van, perché come lo lasci ti spaccano un vetro e entrano dentro. Barcellona è famosissima. Quindi sono furti fatti così da gente, da balordi. Sì, da poveracci proprio, però ti fanno i danni. Mi racconti quella cosa di Barcellona, perché io l'ho sentito che era a Barcellona al mattino, ho detto non puoi capire che è successo appena arrivato che ti trovo in un piazzale tranquillissimo, no? Ah, no, sono arrivato là, io ho sbarcato di notte. Ok. Sono sbarcato di notte, insomma, erano verso le
11, mezzanotte. Vabbè, era buio. Sì, allora ho detto, vabbè, dormo qua intorno, poi domani parto e proseguo il viaggio. Ho trovato una zona, dico, vabbè, forse qui è abbastanza residenziale, carina. Era completamente circondato da trans, prostitute, c'era una festa, un buon giro, insomma, una movita pesante. Allora ho deciso di spostarmi, ho trovato proprio un luogo veramente residenziale. No, ma, aspetta, è arrivata la polizia e tu mi hai detto, ma com'è la situazione? Sì, 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 no, l'ho detto che m'avevo detto. È meglio che te ne vai. Sì, però lì non era, diciamo, pericoloso, stava dalla mia parte, nel senso, non è che mi ha detto te ne devi andare, mi ha detto tutto a posto. Ah, certo. Quindi, cioè, era da sì, difendeva sì, i tuoi diritti. Sì, no, perché se non lo sa, ha visto la situazione intorno a me, ha fatto cioè, non è carino, però vabbè, è meglio che te ne vai. E ho trovato un posto sì, carino. E da lì è iniziato il viaggio. Quindi la Spagna, diciamo che fondamentalmente, come tutti i paesi, bisogna stare attenti, bisogna un po' di testa, un po' di cervello. Sì, però rispetto all'Italia non c'è proprio paragone per la vita in campo e la vita in van, cioè completamente friendly. Cioè non sono contro ma trovi carico e scarico ovunque, trovi situazioni per dormire ovunque, non è l'Italia dove... Cioè l'Italia, più che altro perché io poi venivo da 4 mesi in Sardegna, quindi la Sardegna, ragazzi, in van è pesante. Non ci vuole. Cioè Libera parlo, io parlo solo di Libera, quindi con me non parlate di campeggi, cose che non mi interessa proprio. In Libera la Sardegna è pesante. La Spagna ha trovato più... Spagna trovi, ma anche per buttare i rifiuti, scarico, ti serve qualsiasi cosa, cioè tutto. E invece in Portogallo hai notato qualche differenza? In Portogallo c'è una differenza solo nella parte dell'Algarve, che è come se tu vai con il van in Costa Smeralda in Sardegna. Stanno costruendo tanto, stanno costruendo anche in modo scicchettoso, quindi non vogliono avere i van in costa, i camper in costa davanti alle ville. Anche perché poi ricordiamo che c'è chi si comporta bene e chi si comporta male. Vedi quella notizia che abbiamo letto questa mattina che uno, non so se un tedesco, qualcuno, si è fatta la doccia completamente nudo in un piazzale. Fuori dal van, A Grosseto, in un piazzale. Poi ovviamente non ci lamentiamo che ci rompono le scatole. Ora stanno... E veniamo additati come i merenderos. Certo. Ora stanno pagando tutte le persone che si comportano bene, stanno pagando per quello. Uno, sì. In Portogallo hanno fatto l'ira di... Vabbè. Purtroppo sono posti dove la gente va a svernare, quindi ce ne sono veramente tanti. Vedevo che comunque eri sempre in pantaloncini, sei andato al mare, in costume, Algarve. Sì, sì. Cioè temperatura completamente diversa. Quando qui c'erano, che ne so, 6 gradi, lì ce ne stanno 30. Quindi, cioè mi ricordo a Siviglia, pantaloncini, maniche corte, un caldo allucinante. Bicicletta, proprio sì, serenamente. Sì, monopattino, bicicletta, tutto. E beh, quindi hai avuto questo piccolo contrattempo, sei tornato, per fortuna, perché così mi ha dato una mano a risolvere un po' di problemi di cui poi ne parleremo. E prossimo, hai già idea di dove, cosa vorresti fare oppure ti alzi al mattino? Probabilmente il prossimo viaggio tornerò in Spagna e faccio la parte nord. E poi devo finire in Portogallo dall'altra parte, perché sono dovuto tornare, io devo fare tutto sì, il giro. L'obiettivo era anche Nazaré, ricordo, a vedere. Sì, anche se poi dai ragazzi che venivano dall'altra parte in direzione opposta mi dicono guarda adesso è piatto, quindi non c'è niente, è inutile. Che... Nazaré, ricordo, è il posto dove ci sono le onde più alte del mondo, credo, 30 metri, grazie a questo promontorio. Al contrario, chiamiamolo così. Sì, poi anche come è fatto il fondale. Estende, le onde arrivano. Però ci deve essere la marea giusta, certo. La luna giusta, i pianeti giusti. Devono allineare un po' di cose. E mi manca molto, poi parlando della Spagna, che è una cosa importantissima, quando qui il diesel stava a 2 euro, io lo facevo a 1,370. Che insomma. E le autostrade sono gratis. E con 50 euro a Mercadona fai la spesa tutta la settimana. E ragazzi, cioè, se io non parlo di vacanza, io parlo di vita, io ci ho vissuto mesi. Perché la differenza è questo, io dico, non è perché non vai a un'area sosta, stai più tranquillo. Giustamente lui dice, se devo andare a un'area sosta e pagare 30 euro, 20 euro, 10 euro al giorno, a quel punto me ne vado in albergo. Cioè chi fa questa scelta la fa, ma in totale libertà. Quindi deve essere. Ma anche perché io sinceramente non saprei cosa fare in un campeggio. Cioè, devo entro in un campeggio a fare cosa? Stare con la seggioletta fuori dal campo a guardare. No. Neanche ce l'ho al tavolo, io non ho né tavolo, né seggiolini, né tendalino, io non ho niente, perché io non campeggio.
Ok, ho proprio... detto anche l'altra sì, volta, io non, proprio uno stile, cioè, uno non stile mi io per carità, cioè, chi piace, ma a me proprio zero, cioè, non mi piace proprio stare nel campeggio. E poi ti sei attrezzato il van anche per stare pure tanto sì, tempo in totale autonomia. Esattamente. Abbiamo quant'è? Due pannelli da quanti? Sì, da... 400 watt di pannelli, 200 ampere di litio. Che si ricaricano poi. Sì, ho anche i smart DC-DC da 70 ampere che carico. Mi dicevi che infatti ieri con anche poco sole stava caricando a quanto? A quanti sì, ampere? Sì, stava a 21 ampere. A 21 ampere. Cioè, non ho mai avuto problemi di energia, anzi, assolutamente. Ho caricato due bike a due francesi in un giorno perché avevano problemi con... Max Fan sempre acceso, sempre, come adesso. Frigo acceso sempre, Max Fan sempre acceso. Frigo a compressore. Sempre acceso, le bike caricate un giorno sì, un giorno no, il computer a casa sempre acceso e sempre collegato. Quindi l'energia non abbiamo bisogno. Questa cosa di no, devo mettere no, un kilowatt sopra, no, gente no, impazzisce. Dipende quanti dipende sei, quanti fa. Sei nel van e cosa fai. Cioè. E se ci vai d'inverno, se ci vai d'estate. Chiaro, chiaro. Io sì, amo l'inverno, tra parentesi, ma io sono un tipo da mare, quindi... Da mare. Montagna sì, una settimana, ma poi io voglio andare al mare. Stop. Anch'io sì. Sto diventando un marino, mi rendo conto di diventare marino. Va bene, e con l'augurio e l'appuntamento e la speranza di rincontrarlo presto, ci faremo raccontare il prossimo viaggio che farà. Noi intanto vi salutiamo, speriamo che insomma queste informazioni possano essere sempre utili a chi si avvicina al mondo del camper, a chi si avvicina a questo fantastico... fantastiche realtà diverse, lontane anche dal comune, oppure anche a chi ha deciso appunto di fare un viaggio, di prendere... E poi do un consiglio, in realtà serve veramente poco, basta semplicemente partire. Infatti. Tutto quello che serve arriverà in corso d'opera, perché chiaramente ogni volta che poi torni da un'esperienza correggi il tiro, perché magari qualcosa ti manca, qualcosa ne hai di più... E cioè l'esperienza si fa sul campo, sì, non solo sì, su YouTube. No, io vedo persone che non partono finché non secondo hanno, loro non hanno cancellato al l'ultimo 100% tutto quello che serve per fare che cosa? Non si sa quello che ti aspetta. Quindi. L'importante è avere diciamo, la sicurezza dell'efficienza del camper, cioè che il riscaldamento funziona, che l'acqua funziona, avere... come mi è successo a me, una pompa dell'acqua di ricambio, perché si rompono. Ragazzi, come quella immersione? Ma si deve rompere, c'è scritto c'è un orario, 300 ore, quindi quando dico mi sono rotta la pompa, che io ci vivo, quindi io faccio due docce al giorno, cucino, cioè uso l'acqua tanto, non è un camper che abbiamo usato 30 giorni l'anno e qualche weekend, quindi... E non sono studiati e strutturati per viverci. Per vivere. Ecco perché bisogna poi correggere il tiro mano a mano e sistemare e imparare a risolvere i piccoli problemi. Diciamo piccoli, perché poi di grosso non è successo mai nulla. A parte che... Il vetro che è esploso. Mi è esploso il vetro perché ho lasciato... Il vetro del gas ha lasciato, dopo il caffè, ha lasciato la... Perché mi hanno chiamato, sono uscito, ho chiuso, c'era il sole, non ho visto che era acceso. Boom. È esploso tipo una bomba. Ma il rischio di... pure di farti male. No, è studiato che si frantuma. Si spaccia, sì, non esplode. Sì, okay, sì, okay. Sì, esplode. Esplode, ma non all'amine. Non all'amine, ma sì. Okay. Però vabbè, fa parte del gioco. Va bene, comunque, un prossimo video spiegheremo anche tutti, dal primo all'ultimo, tutti i problemi trovati e quelli che abbiamo trovato soprattutto al mio divan. Perché per sul tuo che serviranno 10 video. Una bella differenza. Qua il gruppo Trigano lo crepiamo. Ragazzi. Vediamo al prossimo video. Grazie Andrea. Ciao. Ciao, niente. Ciao, ciao a tutti.